Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e le disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbia fede». E non permesse a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva, e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina, e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza:
che nessuno venisse a saperlo, e disse di dargli da mangiare. Parola del Signore. Ecco, ci vuole un aiuto forte, prima dall'alto adesso, sto caldo, poi un po' di stanchezza che si fa sentire. È una stanchezza gioiosa, sì. Ah, stanchezza, vabbè, però l'aggettivo va bene. Abbiamo visto la liturgia di oggi, la prima lettura dava l'indicazione, no? Diceva Dio non ha creato la morte ma ha creato tutti gli esseri incorruttibili, e poi ha detto che l'invidia del diavolo ha messo dentro la morte, e chi vive secondo lui vive la morte. Quindi il tema, diciamo, è questo. Il problema è che pure chi non vive secondo il diavolo muore, quindi c'è qualcosa che non ci torna. E allora forse non ci torna l'espressione che Dio non ha creato la morte, che Dio l'ha creata la morte. È forse una delle cose che gli è venuta meglio, tra tutte quelle che ha fatto, che sta proprio, Ah, finalmente, ce n'ha mai. Quando uno è buono, uno te lo vorresti tenere, ma quando uno non è, dici meno male che ci sta, che poi a un certo punto va dove non può, no? Quindi la morte è proprio la cosa più giusta, più equa che ha fatto il Padre Eterno. Quindi non è vero che non l'ha fatta lui, l'ha fatta lui, perché la morte fa parte della vita, l'ha creata con la vita, no? E allora di che morte parla questo? Qual è quella morte che non ha fatto Dio? È un'altra la morte che Dio non ha fatto, e che è entrata per invidia del diavolo, cioè per il nostro peccato. È il modo di come viviamo la morte, se volete, che Dio non l'ha fatto così, no? Non è che Dio aveva fatto la morte, appunto, come dice Gesù, la bambina non è morta, dorme. È una trasformazione, un passaggio ad altro. Questo è il morire, il trasformare una cosa. Ogni cosa si consegna al suo futuro, e quella che non si consegna è morte, è morta, ma quella che si consegna vive nel suo futuro, vive in quello in cui si va trasformando, no? E quindi la sua vera vita non è, è nel futuro di sé, non in se stessa. Però poi questa è l'esperienza che facciamo, voglio dire, no? Oggi 30 giugno, vero? Il 29 non ci sta più, però il 29 ha creato il 30, il 29 ha consegnato la sua vita al 30, e il 30 vive grazie al 29. Quello di oggi vive grazie a quello che c'è stato ieri. Se ieri si è consegnato, perché se la notte non si consegnava, stavamo ancora nella notte, non nasceva un nuovo giorno. E l'invidia del diavolo, l'appropriazione, il trattenere, non fa generare il nuovo, ed è questa la vera morte. E allora il principio non sta nel cercare di evitare la morte, che poi tra l'altro non si può, voglio dire, no? Perché ho detto che la propria legge che Dio ha fatto, cosa santa e giusta che Dio ha fatto, ma è il dirsi, ma vivo, che il punto non è morire, il punto è arrivare alla morte da vivo, non arrivarci morto. Se arrivi morto alla morte, non c'è niente che viva di te. Se ci arrivi vivo, la morte non ha potere su di te.
e quindi tu sopravvivi. Entri in un'altra dimensione. Il Vangelo racconta questo, no? Lo racconta attraverso questi due episodi che sono strettamente congiunti, no? Ci sono due donne, c'è questo numero 12, c'è il flusso di sangue, il sangue è la vita, no? C'è una che vive ma non può più generare, è una realtà, è una persona impura che non può stare con gli altri, non può toccare né essere toccata perché contamina ed è contaminata, è una donna, la vita che genera morte, no? Il flusso di sangue che si perde. E la viene a sfottere, me la chiappa, no? Ed è questa la donna che perde sangue, no? Che perde vita, che è simbolo dell'umanità, di tutta l'umanità, che vivendo semplicemente perde vita e non riesce a trattenerla questa vita, non riesce a guarire da questa malattia mortale che è la vita. E dall'altra parte c'è quest'altra donna, questa da 12 anni, il 12 che richiama le tribù di Israele, quindi che richiama la totalità dell'umanità, anche quella, diciamo, credente. E dall'altra parte una ragazza dodicenne che si affaccia alla vita, le cui perdite dovrebbero essere sintomo di vita, invece è morta. E, come dire, senza proprio affacciarsi alla vita. E questa, come dire, il problema dell'umanità che vorrebbe vivere ma poi non riesce. E vedete, nessuna risposta è soddisfacente, perché la donna prima ricorre alla scienza, ricorre alla medicina, ricorre, no? E la medicina non può fare niente, non ti può salvare dalla morte, tutte medicine. A voglia fa, cioè non. Poi ti puoi tirare quanto vuoi, ma sembri viva, ma sei morto. Anzi, diventi una pantomima mostruosa, no? Quando cerchi di trattenere quel poco di vitalità che sembra, no? E tiri e tiri e tiri e tiri finché i recchi arrivano sotto il cane. Ieri veramente proprio mostruosa quella donna. E la, no, la risposta che l'uomo ha non è sufficiente. Nessuna medicina, nessun medico, anzi, peggiori. Tu cerchi la sopravvivenza di questa vita biologica a tutti i costi e ti ritrovi sempre con un pugno di mosche. Solo un'apparenza ti può dare. Ma la medicina ti fa male la capa, te la medicina e la capa resta che non ti fa male. Da cirufega, vabbè, ma che lo puoi domani, tanto adesso, per adesso tu c'hai il mal di testa, non ce l'hai più, quindi che vuole? Tu mi hai detto che volevi il mal di testa, sono tutte neve e il fegato stava pure bene, tu il mal di testa l'hai voluto togliere, ma ti pigli tu male di fegato, cioè non è che, cioè acchiappa una parte e spari dall'altra. Queste sono le risposte umane, medicina, non perché per i medici poverini che si danno così tanto da fare, ci aiutano tanto anche, no, a risolvere tanti problemi. Però non è la risposta, la vittoria sulla morte, non è nessuna scienza, nessuna intelligenza umana, nessuno ti potrà poi di fronte a questo salvare. Sarai una persona che perde sangue, perde vita e non riesci a trattenere. Ma non è che gli va tanto bene alle religioni, Perché pure il capo della sinagoga c'è lo stesso problema. Anzi, come dire, la medicina cerca di rattoppare, una vita te la fa mezzo vivere a questa donna. All'altra la religione proprio la cira subito in persona, non li fa manco entrare nella vita. La risposta religiosa è peggiore. La risposta che la religione vuole dare alla morte è peggiore. Non fa vivere, non mette nella vita. Quando uno ti dice e non ti preoccupare perché poi dopo tanto c'è un'altra vita, ma come importa la Davide? Io voglio questo, come importa che ci sta una Davide dove gioirò, ci saranno le nuvole e cose, parte fatto che poi portamelo qua quello che te l'ha raccontato queste cose perché ci voglio parlare, però io che ste conosco,
E io che sta voglio? Perché tu mi devi promettere qualche cosa? Anzi, poi, più soffrirò, perché tutte le religioni che si dicono, più soffri, più grande sarà dall'altra parte la ricompensa. Ma siamo buoni. Allora sì, cado su quello. Il Padre Eterno allora è un gran... che ha, non ci vuole proprio bene, ci ha fatto questi 4 giorni che l'hanno passata. No, perché poi un giorno, forse, se sarei stato buonino poi pure, cioè non solamente doveva far male il dente, ma poi dovevi pure dire, no, sopporto per Gesù, quindi manca male la mandà. E chi è che non solamente con un male rienda? No? Quindi cioè, proprio mi chiedi per andare di là e poi magari non trovare manco niente. Cioè manca i dentisti dall'altra parte. Che mari, male rienda a casa. E dall'altra parte tutta a rendire mi ha fatto male. Che roba è? La religione non ha risposte. Il capo della sinagoga va da uno che può avere il potere. Perché dici io non ci posso fare niente. Le religioni sono invenzioni degli uomini e queste non salvano. Anzi, non fanno proprio entrare nella vita. Te la vietano la vita. Ti fanno umare e poi dice peccato! Fanno un gelato e dice peccato, non puoi mangiare, peccato di gola. Ti fanno peccato, caccia fame, mi chiudo nella stanza, mi muoio, basta. È l'unica vita che per te ha senso, quella di non fare nulla. Questa è la sinagoga. Guardate che queste sono tutte le religioni. Pure la nostra quando diventa religione, quanti mali, quante persone non fa vivere. Ma la persona che non si piglia una soddisfazione di niente, non campa. Cioè non ci entra proprio nella vita, capite che è ancora peggio. La bambina a 12 anni è ancora peggio di una donna adulta che da 12 anni soffre. E ha cercato, cerca le sue. Quindi non c'è e non li cercate. E dice, ma allora la soluzione qual è? Perché racconta Gesù nel racconto come si evolve la soluzione. La soluzione prima è renditi conto di questo. Sei sicuro che ti sei reso conto di questo? Che la vita non è tua, non ti appartiene. Sei sicuro? Ti sei svegliato stamattina? Qual è stato il primo pensiero stamattina? A parte un caffè. Questo è stato il primo pensiero, che le creava fa, no? Ha organizzato, già subito, appena si è acceso il cervello, no? Il cervello di una donna, perché il cervello di un uomo prima da più caffè e poi forse, comincia a qualche sinapsi a mettersi in alto. Ma a femmina invece, prima ancora che apre gli occhi, già sta pensando e quel pensiero gli fa aprire gli occhi. Non è il contrario che apre gli occhi e non pensa. No, un pensiero anticipa l'apertura degli occhi e che dice, non mangia i sapi perché ha già fa. E allora arab subito ed è all'opera. E già ha organizzato questo, ha organizzato quello, mi faccio poi così, insomma, io all'11 la messa, poi non fa niente, poi all'11 e un quarto non fa niente, però più tardi all'11 e mezza pare brutto, non perché padre Carmine, ma pare proprio brutto a me che arrivi all'11 e mezza una cosa che si arriva alle 11. Allora per anticipare, ma fu shampoo, e però se mangiava ancora prima, poi è meglio che non andava a letto ieri sera, se voglio andare a messa alle 11, no? Cioè la programmazione è che stia a vita. Questa noi definiamo. E manca ti sei ritta quando hai aperto gli occhi, dici, ho aperto gli occhi. E nessuno di noi ci ha pensato, no? Perché è scontato che dovevi aprire gli occhi stamattina. Cioè non ci pensi. Ma in realtà già il fatto che hai aperto gli occhi, ma sai che quante cose sono successe? Che miracolo è successo perché tu aprissi gli occhi stamattina? Che cosa è successo dentro di te perché tu apri? Ed è successo dentro di te. E tu non hai fatto nulla. Hai comandato tu al cuore di battere. Oppure dici non battere più. Non battere più.
o respirare, o dire oggi fai frisk. Cioè le cose più importanti della vita, ne comandiamo la vita, non la comandiamo. Questo è. E allora un poco di umiltà. Ah, prima cosa, non lo saggio, non so, non capisco, non mi appartiene, non è mio. È qualcosa che succede in me, ma che io non comprendo. È la prima cosa, per questo il capo della sinagoga, la religione, va da uno e dice: noi non ci capiamo niente a sta cosa. Abbiamo inventato i rituali e cose, ma sono tutte cose per prenderci in giro, poi alla fine, per passare il tempo, sperando che forse quella cosa che sta lassù non ci sia così talmente contraria e ce la possiamo imbonire. Allora, un po' che incenso ogni tanto, ci mettiamo qualche cosa dentro, così fa una bella... tirata, così gli va diversamente la giornata. Allora ci mettiamo un pochino in jeans, magari lo condiamo con qualche altra cosa e magari si imbonisce oggi, ci fa qualche cosa, perché che stiamo pensieri, perché chi là ce l'ha sempre con noi, perché guarda casa, sarà la legge di Murphy, sarà quale legge sia, ma a noi sembra la stessa cosa ci capita. Non mai ti andasse dritta, e poi più ti alzi e pensi la mattina e dici: speriamo che, non hai finito manco io, speriamo, bu bu bu, è arrivato, grazie, 13 grazie al giorno, grazie Sant'Antonio, no, manco ti fa finire la preghiera, no? Questo è quello che noi poi pensiamo sostanzialmente di qualcuno che ce l'ha fondamentalmente con noi e che fa di tutto per renderci la vita impossibile, e noi ci dobbiamo cercare di imbonircelo. Allora, la prima cosa dice: guarda, non è vera sta cosa, io non ci ho capito niente, ma so che non funziona. Mo gli altri possiamo prendere in giro, ma quando parli di tua figlia, cioè quando parli di quelle le cose serie della tua esistenza, ti dici: a voglia che mi metta a fare rituali, se non ci stai tu, secondo me io non funziono. E la donna, che le ha provate tutte, le ha provate tutte, ha detto: qua io non so da dove viene, però una cosa so, chi sto con cosa può fare, questo sento che può fare. Allora la prima cosa per avere vita è confessare che non possiamo averla, che non viene da noi, che siamo impotenti di fronte a questo fenomeno, di fronte a questa realtà, che ci possiede lei, non la possediamo noi, per cui la possiamo gestire e fare, no, è lei, ed è lei che fa quello che vuole. E la cosa più sensata è lasciargli fare quello che vuole, e ascoltare quello che vuole lei, non costringerla a fare quello che voglio io. Se no comincia a tirare, a fare, a mettere i schifezzi in tipo un marolo, perché voglia tutte le età, tutti i tempi, tutte le cose, e le ho fatte diventare cocomeri invece che pomarolo. Infatti poi sanno di pesca, cioè cose proprio, no? Perché? Perché voglio forzare la vita a fare quello che dico io. E non che lei faccia e io accolga quello che lei vuole fare. Quindi la prima cosa per avere vita è dire: non ce l'ho. La seconda mi pare che sia pensare un poco diverso. Perché chi è spinto da questo non si ferma alla convenzione. Il capo della sinagoga, non gli importa che lui è il capo della sinagoga, vescovo Capiel, e va da questo signore che cammina per strada, che è venuto mo dall'altra parte, dove è andato dai pagani, vi ricordate tutto? E non gli importa, va. E la donna, pensate, lei secondo la legge se la sta pur lontana, perché se perdeva sangue era impura, e chiunque la toccava diventava impuro, e quindi tu toccava Gesù, toccava il rabbino, proprio lo rendeva, e quindi ha fatto una grande trasgressione. E se non trasgredisci, che la vita non la tiene mai. Transgradum, la parola significa trasgredire, transgradum, andare oltre il gradino. Salire, no, piano, salire,
se non fai questo atto, se non, quindi che significa, come dire, pensare diverso, uscire fuori, no? Esci fuori da questo schema, cioè, perché la vita è un'altra cosa. Non la ottieni nella dritta, come dire, appunto, la giornata non ti va come l'hai programmata tu, è come vuole andare lei. Ascolta lei, è più saggio. Se non solamente ti fai mano in un fegato. E poi che fa? Cosa fa la donna? Due cose necessarie per cui viene guarita. Tocca. Tocca, come Gesù poi andrà a prendere la bambina. Toccare. Toccare, che non significa, quanta gente ci stava, questi discepoli gli dicono, tutta sta gente che ti ha toccato, certe volte Gesù non può che, tutta gente ti preme, sì, ma gli altri mi schiacciano, che stiamo a toccato? È tutto là, questi vogliono, questa no, questa ha cercato una relazione, questi schiacciano, mi opprimono, mi soffocano. Vogliono da me sempre qualcosa. Questa no. Questa ha toccato. Tant'è vero che normalmente mi devo difendere. Devo trattenere in me le forze, perché sennò mi accirano, mi schiacciano. Questa invece se l'è presa. La mia forza ha trovato consonanza in qualcuno che voleva toccarmi. Non vi voleva schiacciare. Cercava con me una relazione di salvezza, una relazione di salute. Ha avuto la fede che toccandomi, e la fede è uscita da me ed è entrata in lei, come no? Non mi sono dovuto difendere. C'era un tocco che ci ha guariti, perché il reciproco, guarisce me, guarisce lei. Perché se non c'è guarigione in me non può esserci in lei. La guarigione che passa, la vita che passa, la salvezza che passa, Gesù Salvatore passa come salvezza nella persona. Allora il coraggio di trasgredire per toccare, ed è il tocco che la salva. L'entrare in relazione è la relazione che la salva. Oh cavolo, ecco perché sono femmina, ecco perché sono... Ecco perché è femmina, ecco perché è l'umanità, perché l'umanità una cosa sola cerca, la donna una sola cosa cerca, uno sposo, perché deve generare. L'umanità cerca una sola cosa, l'amore che gli faccia generare, che lo porti a generare. Ah, perché forse questa è la vita, non tutte le cose che ho argomentato, che ho fatto per fare, no. Era trovare uno sposo, trovare qualcuno con cui entrare in comunione di vita perché la mia vita fosse generativa. E che sta cercando? Ma le religioni non ti insegnano questo. È la fede che ti mette su questa via, non la religione. La religione ti chiude in un altro rito, in un altro rituale, affinché diventi tutti ossessivi compulsivi, facciamo tutte le stesse cose, allo stesso modo, con lo stesso ritmo, con lo stesso... E così chiudiamo l'ansia della morte nel nostro rito. Queste sono le religioni sostanzialmente dette, poi cambiano la ritualità, cambiano, ma è tutta così, tutta così. Qui invece c'è una vita che ti vuole incontrare. E se tu la incontri, ti sana e ti salva. E gli altri rideranno. Rideranno. E lui dice, no, non è morta, dorme. Sì. Quando tu cominci a ragionare così, gli altri ridono. È arrivato mo... Lui è arrivato. La bambina... Ma quest'uomo c'ha niente, che è morto. Ma tu da dove pensi che vieni? Da dove pensi di venire? E no, io ti dico che questa è apparenza, che quando non hai uno sposo che sei morto, quando non hai qualcuno
per cui vivere, per cui vivere, per cui morire. E allora che sei morto? Perché non hai qualcuno in cui la tua realtà si travasi. Allora sei morto. E guarda caso, questa operazione è la morte. E in questo non essere tu per entrare, questa morte è la vera vita. Ed è questo quello che ti fa vivere, quello che tu stai rifuggendo. Perché tu invece vorresti trattenere, vorresti dire no, questo che tiri, poi si schiattula l'elastico. Tiri, che potrà più? Lascia, rilascia. Ah, basta, trapiantati, muori a te, camba in altro, vivi in altro, perché questa è la vita. Ed è questa una cosa che dentro di te, che fluisce, se tu che la cerchi di rendere, pensate tu, pure il Padre Eterno noi abbiamo reso così statico, no? E lui non si è mai, cioè, il Padre Eterno non ha mai detto io sono la montagna, vai, né tantomeno ha detto ma io sono la piramide, io sono convinto, l'ha detto, sì, il fuoco, l'ha detto, sì, l'acqua, l'ha detto, sì, tutte cose vivaci, vita, né poi te ne cano, né upandana, è la corrente dell'acqua, non il pantano, no, un fuoco è qualcosa che continuamente si trasforma e trasforma, è vitalità, è vita, è scorrere, è trasformazione, queste sono le immagini che lui ha usato di sé. Noi invece, un triangolo, un vecchio stato, non dai a nessuna parte, sta sempre là e guarda, l'unica cosa che tiene sempre attento è lo sguardo, qualsiasi cosa fai registra tutto, non ci scorda niente, l'unica cosa che tiene attiva è un cervello per si ricordare tutto quello che fai, ma il resto è niente, assettato, ecco. Vi rendete conto come abbiamo reso? No, la vita è altro, è quella stessa vita di cui io sono immagine. Dio, prima lettura, non ci ha fatti per la morte, ma per l'incorruttibilità, e ci ha fatto come Lui, la sua immagine. Siamo immagine di potenza, di vita, di fuoco, di acqua. Per questo ci mortifichiamo noi stessi quando ingabbiamo, congeliamo e non riusciamo a uscire fuori dalle gabbie che noi ci creiamo. È lì che mortifichiamo la vita, è lì che veramente siamo morti. Ma questa gabbia possa essere una gabbia religiosa, o possa essere la gabbia della tua scienza che è esatta, in cui tu hai, quindi 2 più 2 fa 4, e così ti dà sicurezza. Ma stai cercando la sicurezza tua, la vita, nella vita non c'è la sicurezza, 2 più 2 fa 4, qualche volta, a te volte 4 meno, a te volte 4 più, a 3 volte non saci perché mi ricordo i tabellini. Cioè, così è. Invece no, tu, no, scienza, esatto, matematico, infatti, scusa dillo matematico, è vero che ti fai i conti quando vai, a pia, ti dice, cara tua, il tuo cinarco stava leggermente più dell'amaro del capo, quindi adesso tu devi pagare di più quando vai a divisione, scusa dillo a chi sta. Cioè entra in questo modo, come dire, di categorizzare le cose. E chiudo perché veramente, ma riprendetevi il brano perché veramente c'è tantissime suggestioni, però poi è interessante, dice, e adesso datele da mangiare, perché poi non basta trasgredire, non basta entrare, poi devi continuare a cibarti di questa cosa, devi cibarti di questa vita, devi cibarti di cose sane che ti fanno bene, devi cibarti di cibo buono, il migliore noi ce l'abbiamo qua chiaramente, ma io faccio la propaganda delle cose mie, voglio dire, cioè, io vendo, ogni chef fa a un piatto mio meglio, pure meglio l'olio e cappa, ragazzi, il piatto mio è migliore, è vitale, è vitalizzante, perché questo è dono allo stato puro, è totalmente dono, figurati si fa mangiare. Quindi è questo il nostro, no, questo è il cibo di cui abbiamo bisogno. E
ne abbiamo così tanto bisogno che poi dopo dobbiamo lasciarci mangiare, lasciarci assimilare, dobbiamo diventare immagine di ciò che mangiamo e ci lasciamo assimilare ogni volta che regali un'idea, ogni volta che regali un sorriso, ogni volta che fai una carezza, ogni volta che dici ti voglio bene a una persona, ogni volta. È quello il nostro modo di lasciarci mangiare, no? Perché una volta che hai fatto una benevolenza a uno, è uscito da te, è entrato nell'altro, l'altro ci fa quello che vuole. Come importa? A me importava quello che usciva da me. Poi lei, se ci fa cose buone, sono contento per lui perché propaga la vita, se ci fa cose cattive, peggio per lui, uccide. Ma io intanto ho vissuto, ho donato, sono entrato in questo. Quindi datele da mangiare, cibatevi sempre di questo, cibatevi del bene, perché il bene è l'unico antidoto alla morte, perché la morte vera non è morire e non amare.